Angelo Limoncelli, presidente del comitato promotore del cinquantennale della Coppa. Tanti comuni hanno aderito, c'è grande attesa per questi eventi. Sì, c'è grande attesa e soprattutto di ripartenza. Abbiamo notato questa cosa, anche le squadre ritornano volentieri dopo 3 anni di sosta del Covid e veramente abbiamo avuto una forte richiesta. Partiamo dal 4, quest'anno l'abbiamo allargato a 2 settimane con qualche evento prima della Coppa Interamme Classica, prima con il concerto di Rodato per finire con Arturo Bacheretti l'11. Dunque, come ti ripeto, veramente c'è voglia di ripartire e questo ci ha spronato per organizzare questo cinquantennale, insomma, dignitosamente. Sì. Ci saremmo aspettati Carlo Antonetti presente oggi. Sì, Carlo è stato anche lui promotore di questo comitato, era con noi all'inizio, poi per ovvi motivi, insomma, per la sua candidatura, diciamo, si è tirato un po' indietro, però comunque lui è una parte integrante di questa cosa, ha formato questo comitato e anche grazie a lui, diciamo, che abbiamo ottenuto dei successi. I rumors ci parlano di pressioni che sarebbero arrivate nel non far rientrare Carlo Antonetti nel comitato, ammesso lui volesse. No, di questo non so, sinceramente Paola, non so risponderti su questo, sinceramente. Quindi porte aperte sempre a Carlo Antonetti per la Coppa Interamnia? Sì, porte aperte. Lui, diciamo che per ovvi motivi, insomma, per la candidatura del sindaco si è dovuto tirare un po' indietro per ovvi motivi, poi chiaramente l'organizzazione è andata avanti perché chiaramente i tempi erano stretti, ma tu ben sai, per organizzare una manifestazione del genere devi correre tantissimo, dunque abbiamo accelerato per arrivare a certi obiettivi, chiaramente. Dunque, diciamo, una Coppa che quest'anno, proprio per i suoi 50 anni, trova gli enti sempre più convinti a livello anche economico, no, di finanziare questa iniziativa. Sì, quest'anno devo dire che comunque oltre alla Regione e il Comune, che ci hanno dato un grosso contributo, anche la provincia con le sue istituzioni, insomma, locali, e sono stati vicino. E più abbiamo il contributo anche del Ministero dello Sport con il dottor Abodi, che sarà con noi il 9 alla parata iniziale. Ma è la scelta di questa location? Perché qui ci eravamo lasciati con l'ultima conferenza stampa con la sede elettorale del sindaco Gianguido Alberto, ci ritroviamo il quartier generale della Coppa. Ma è stata una casualità, perché noi cercavamo una sede in pieno centro, abbiamo fatto una ricerca e chiaramente questa era disponibile per questo evento e l'abbiamo presa al volo, anche perché non ce n'erano tante altre di queste dimensioni. Il comitato dal 16 di luglio, quando cadrà il sipario, no? Calerà il sipario sulla Coppa, che fine farà? Questo lo dovremmo decidere chiaramente a Coppa Ultimata, dovremmo chiarire un po' di cose, se proseguire oppure eventualmente finire qui la nostra avventura. Comunque questo l'abbiamo detto già all'inizio, era stato creato solamente per dare una mano per questo cinquantennale, per aiutare la Coppa Interamme, in questo caso Gigi Montauti, ad affrontare questo percorso. Dunque, come è nato, come potrà morire subito dopo, come magari potrà continuare.